Possiamo regalare un omaggio a voi che ci guardate, ma soprattutto al prossimo ospite. Un omaggio di bellezza, perché quello che vi stiamo per presentare è l'uomo che si è preso cura dei volti più belli del cinema mondiale. Non vi dico chi è. Guardate. Passerete un giorno l'altro. Dietro questa bellezza c'è sicuramente il Padre Eterno, per chi ci crede, c'è Madre Natura, ma ci sono anche le mani sapienti, delicate, mai invadenti, di uno dei più grandi truccatori del cinema, lo posso dire, Giannetto De Rossi, buongiorno. E io ringrazio. Noi facciamo l'applauso, glielo fa lo studio. Grazie. E l'intelligenza, se mi posso permettere, di Marco Tesei, che noi siamo abituati a vedere, ad ascoltare, ma finalmente poi vediamo anche in volto. Collega della Rai, tra l'altro. Marco, ma come ti è venuto in mente di andare a sfrugugliare? Nella vita, di pescare i ricordi, gli aneddoti, le storie che Giannetto De Rossi ti ha potuto raccontare. Fammi capire. Beh, come hai detto te, io conosco Giannetto da molti anni, proprio perché le prime occasioni sono nate con delle interviste fatte in Rai. La prima volta, mi ricordo, andai a casa sua, dalle parti di Casal Palocco, non ci conoscevamo, e subito ci fu, diciamo, un feeling. Mi accorsi che Giannetto De Rossi non è una persona facile. Mi accorsi che mi stava studiando quando io facevo le domande, cioè stava valutando se le domande che gli stavo facendo, con, diciamo, le poche notizie che io avevo su di lui, perché devo ammettere che dopo sono diventato uno specialista di Giannetto, sono un giannettologo. Stava valutando se queste domande erano pertinenti. Figurati, adesso io, a me mi batte il cuore, perché già ho visto che mi sta guardando da mezz'ora. Maestro, io ho delle truccatrici bravissime. Certo. Bravi. Come di? Come benissimo, va? Va bene? Viva, oggi c'era Spuntarelli stamattina. Voglio allentare la tensione, ma si vede che lei non è un tipo facile. Lei ha l'arma dello sguardo, che secondo me, perché d'altro non deve prima studiare la persona che è avanti per poter poi dopo. Sì. O no? Sì, diciamo che una qualità necessaria è cercare di capire le persone in 40 secondi, perché quando conosci un'attrice, un attore, un regista, devi capire subito, guardare dentro com'è, se è sincero, se è giusto, se è sbagliato. No, questa è la parte forse più complessa. Senta De Rossi, da questo libro incantevole, ma poi è scritto in maniera, posso dire, giornalistica, quindi devo dire la verità, è molto, molto, arriva immediatamente. Si capisce una cosa. Punto primo, lei è nipote e figlio d'arte. Sì. Suo nonno è stato, posso dire, forse tra i primi truccatori del cinema. Mi aiuti, perché poi è brutto spararle così, no, però. No, ma potrebbe essere Camillo anche De Rossi. Probabilmente anche il primo. Il primo truccatore, sì, del cinema. Ma non ha avuto paura di confrontarsi con due mostri nella sua vita? Sì, come no. Anche perché mio padre è un truccatore straordinario, veramente straordinario. Per esempio, io ho lavorato con lui nel Gattopardo, ho lavorato con lui. Cominciamo a far confidenza con i nomi, no, eh? Cioè, veramente eccezionale. E la paura mia era appunto di non essere all'altezza. E ricordo che dopo svariati anni che già lavoravo, credo 8-9, un attore mi ha detto: ma Alberto è tuo padre. Finalmente ti offro un caffè. Madonna. Perché di solito dicevano: tu sei il figlio di Alberto. Ecco. E invece Alberto, questa è una cosa bellissima. Possiamo sfogliare l'album dei ricordi?
perché poi un'altra bellezza di questo libro, ci sono le immagini. Allora, sì, qui ci sono, vediamo subito, Audrey Hepburn, Mel Ferrer, che è stato anche in quella fase, erano forse marito e moglie, sì, probabilmente. Sì, sì. E poi chi sono queste due figure? Queste qui sono mio padre e mia madre. Perché non soltanto papà, ma anche la mamma poi era presente. Ma mia madre probabilmente è stata la più grande parrucchiera cinematografica di tutti i tempi. Cioè, lei è stata, tra le altre cose, a parte tutte le pettinature di Audrey Hepburn, eccetera, eccetera, tantissime altre. Ma nel 1955 lei è stata invitata dalla NBC a New York a fare una ripresa in diretta della tragedia Meyerling. Ed era la prima volta che facevano in diretta una cosa del genere con Audrey. Madonna! E lei ha cambiato probabilmente 4 o 5 pettinature. Allora, il tempo maggiore che aveva era 4 minuti e mezzo e il minore 45 secondi per cambiare in diretta la pettinatura. E c'è ovviamente riuscita. E ci vogliamo riuscita. Fare un tuffo in questi capolavori di volti, sì, tuffiamo. Di sguardi. Tuffiamo, Marco, a me viene, io sono emozionata. Guardate qua, Cleopatra. Sì, no, ricordo la cosa bellissima di Cleopatra. Ce la vediamo un attimo, come? Ce la vediamo. Perché qualcuno potrebbe non ricordare, sono pochissimi quelli che lo ricordano, guardate qui. Giannetto, ma è una delle donne più belle di tutti i tempi. Sì, è vero. Che non amava farsi truccare. Infatti. L'ho scoperto dal libro. Sì. In Cleopatra ha dovuto subire, no? Perché non ce la faceva. È sicuramente forse il viso più bello che ho mai conosciuto come attrice. Perché il corpo un po' meno, diciamo. Aia, meno male, buon'anima, meno male che sta lassù, non ci sente. Purtroppo io ho un problema, dico sempre quello che penso, certe volte imbarazzante. Vedi Marco chi mi hai portato stamattina, comunque, una bella straordinaria, sopracciglia straordinaria, quello degli occhi ne parliamo, ma qualsiasi cosa era perfetta, incredibile, e era un piacere insomma vederla. Ricordo in un film che era La scogliera dei desideri di Joseph Losey. E lei la mattina appena alzata senza trucco la vedevi, mamma mia quanto è bella. Ma ne esistono ancora di bellezze così? C'è una pagina, anzi Marco dopo ti sfruglio su questo, in cui lei è molto molto ficcante sul discorso della bellezza delle donne di oggi. Sì, ma sai cosa c'è? Che lo sbaglio che fanno, io parto dalle donne che non fanno le attrici, di voler cercare di copiare, di non essere se stesse, no? Mentre dovrebbero capire che tutte le grandi attrici, per esempio, sono dei prototipi di bellezza. Perché, porto subito esempio, Elizabeth Taylor è una cosa, Ava Gardner era un'altra, certo. Brigitte Bardot era un'altra, ognuna ha una sua bellezza. Mentre le donne cercano di, o per la moda, o per le cose visive, cercano di copiare e si rovinano, mentre ognuna ha prima una sua personalità, ha un suo carattere, delle caratteristiche, e uno le deve saltare. Questa è l'abilità di un truccatore, no? Cercare di coprire le cose non eccezionali che abbiamo tutti e cercare di porre risalto. Bellissimo, e assaltare e non soffocare con il trucco. Certo, Giannetto. Se poi lei c'ha a che fare con Claudia Cardinale, guardate qua, ma che devi nascondere, che devi saltare, sono belle di loro, guardate qua.
Giannetto. Beh, no, che le devo dire? Però no. Lei mi ha litigato, cioè ha detto delle cose tremende, una cosa così che non doveva dire sulla Cardinale. No, le ho detto il problema mio, no? Figuriamoci. Ma, che gli ha detto? Di questa clip io sono. Vabbè, le ho detto che erano dei problemi. Andando avanti. Allora, no, dobbiamo dirlo perché Marco è stato così acuto e con una delicatezza ha detto anche delle cose di grande schiettezza che in fondo restituiscono verità a lei. Lei è così. E Giannetto De Rossi, o se prende o se... niente, poi l'hanno presa tutti, lasciamo perdere, nel senso che alla fine lei sbatteva la porta e poi la richiamavano sul set. Questo è anche molto bello da vedere. Che cosa ha avuto l'ardire di dire di Claudia Cardinale? Lo dica. No, ho detto che andando avanti con gli anni lei avrebbe avuto dei problemi di rughe perché la sua pelle avrebbe reagito in una maniera non giusta. Il che è stato, però è bellissima lo stesso nonostante gli anni, è stupenda. Ma io infatti non avevo detto che diventava brutta. Assolutamente. No, anche perché ci sono Jean Moreau, Bette Davis, Catherine Hepburn, cioè, delle donne che hanno saputo anche mantenersi soprattutto senza ricorrere poi alla chimica o da. Ma qua, la bellezza di Claudia Cardinale me la definisca in poche parole. Cos'è? Guardatelo. Ottocentesca, classica, sensuale, antica. Non ho parole. Questa è Claudia. Di questa clip, scusa, faccio una piccola. Mi ha fatto piacere vederla perché c'erano tutti e tre gli attori che io amavo. Volutamente l'abbiamo fatto. Amavo. Jason Roberts, straordinario. Una volta l'ho ripescato fuori dall'albergo sotto un cespuglio che aveva alzato leggermente il gomito. Ho preso un braccio, ho portato il trucco. E Bronson, no, sta faccia straordinaria, un carattere, una specie di tufo. Sì. Sì. E poi reagiva sempre 45 secondi dopo, non ti rispondeva mai. Carburazione lenta. Sì, ma era così, era. Ricordo per fare l'invecchiamento di Gioia Valaci, che io con lui appunto, che io dovevo invecchiare, ma il problema qual era? Che sapevo che lui odiava il trucco praticamente, no? Io mettevo pochissime cose, però lì devo fare qualcosa. Allora ho traccheggiato, facevo finta che dovevo cercare delle cose per non iniziare, e lui mi fa sempre così, no, sto faccia, che mi fai? E dico, ti devo invecchiare, lo sai, sono passati quasi 30 anni. E che mi metti? La gomma in faccia. Che? La gomma in faccia. No, forget it. Forget it, okay. Dimentica o scordatelo. Allora io, conoscendolo, ho fatto finta di prendere una matita, prendere un pennello, poi non facevo niente, gli davo il tempo. Di maturare la decisione. Già tutto va. Try, provaci. Prova. Allora, se lui è rimasto così, mica si guardava lo specchio. E io poi ho tirato la pelle, mi sono fatto i capolavori che hai fatto. Le ombre, eccetera, eccetera. A un certo punto ho preso lo specchio, sempre così sto tutto. Guardati. Sei pronto? Eccolo. Dopo 20 secondi, mica. Beautiful, thank you. Mamma mia, meraviglioso, meraviglioso. Marco, la scoperta più sorprendente che hai fatto di quest'uomo, che voglio dire, perché si fosse messo in ascolto solo adesso, ha truccato le donne e anche gli uomini, e non solo più belli ma tra i più valenti del mondo, attenzione che qui se ne parla, ecco, Silvana Mangano tra pochissimo potremo cominciarla a vedere, ma insomma di tutto di più. Marco, che cosa hai capito di quest'uomo? Diciamo, come ti avevo detto prima, ci è voluto un po' di tempo, un po' di frequentazione dovuta anche al fatto che io l'ho intervistato più volte e vedevo che avevo sfondato, diciamo, che avevo superato l'esame, perché lui mi rispondeva sempre, si apriva un po' di più
di quanto facesse all'inizio. Non parliamo del libro, perché il libro è l'apoteosi, certo, no? È il momento, certo, certo, in cui io ho raggiunto l'obiettivo totale con lui, cioè credo di avergli fatto dire veramente tutto quello che lui ha dentro. Ma la scoperta più importante, la scoperta principale è lui stesso, cioè il suo carattere, questo suo dualismo, no? Perché di dualismo si tratta, ma è un dualismo naturale, cioè lui è una persona estremamente riservata, estremamente umile, è una persona da dietro le quinte sul set, no? Oggettivamente, perché il lavoro che fa è da dietro le quinte. Però se non ci fosse lui, tutto quello che poi noi vediamo e di cui godiamo quando vediamo un film, devo dire che... Marco, mi hai dato un assist pazzesco e vi spiego perché. Immaginate se non ci fosse stato quest'uomo, che cosa sarebbe stato di questo film? Guardate qua. Giannetto, io non ho veramente parole, nel senso che se lei non fosse esistito davvero, tutto questo film non ci sarebbe stato. Io mi domando cosa c'è voluto per fare quel volto su DiCaprio. C'è voluto veramente. E intanto guardate che sta sorpresa, grazie, questa è la maschera di ferro ed è una sorpresa per bel tempo, si spera. Ma come si fa a immaginare e a realizzare una cosa del genere? Ma diciamo, per chi ama fare il cinema c'è un enorme entusiasmo, un'enorme passione, quindi quando ti chiamano per un progetto entri dentro. Io onestamente 24 ore al giorno per tutto il periodo, preparazione e film girato, io non esisto più. Cioè se a me mi chiede come ti chiami, oddio, Giannetto. Ecco. Certo. Perché il cervello è solo lì. E quando siamo andati a Parigi con mia moglie, perché lei si occupa di capelli, abbiamo tirato la moglie, mi ha bruciato la domanda, ma va bene, la moglie che non è soltanto la metà della sua vita, no, non è la più, sua vita, è una compagna di lavoro straordinaria, perché al pari di quello che è successo poi per il suo papà, lei d'altronde essendo immerso in questo mondo non poteva non trovare una compagna che condividesse anche questo. Eh sì. Onestamente, ho avuto questa enorme fortuna, eccola là. Meravigliosa. Stupendo. Comunque, tornando alla maschera di ferro, io inizio là, arrivo e amo, eccetera, cominciamo a pensare ai provini degli attori, che c'era un concast molto grande. E poi chiedo a Randall Wallace, che era il regista. C'è la maschera, mi farebbe piacere vederla. Dice no, non c'è. E perché dopo una settimana dovevamo iniziare le riprese e dopo 3 giorni c'era questa scena che avete visto. Ho detto scusa, ma non è un po' tardi? Certo. E dice sì, ma vedi mi hanno fatto questa, me l'ha fatta vedere. È una specie di palombaro, ecco, con una grata, rotonda, questo chi è? No. E adesso ne stanno studiando un'altra, dico guarda che arrivate tardi. Dici, perché lui era la sua prima regia. Mamma mia. E dico sì, se vuoi posso provare a fartela. E dice magari, io ho provato, ho iniziato, ho preso il calcolo a Leonardo, ho iniziato la scultura e poi lo chiamavo.
E lui veniva, ah bella, sì, bella, si può fare un po' più tonda? Sì, certo. Io la facevo un po' più stondata, lo richiamavo, si può fare un po' più rettangolare? E sì, Randa, e la rischiacciavo. Sì, poi la terza volta, si può fare un po' più a triangolo? E allora, sì, così, certo. Respiro? Certo, respiro. Sono andato dal producer e ho detto, io vado via. Perché era impossibile. È impossibile perché io non riesco, cioè di solito io devo avere un filo agganciato al regista sperando di entrargli nel cervello per migliorare le sue idee. E questa è un'altra della bellezza, dei segreti svelati dal libro, il meccanismo che si crea tra... È quasi un'intimità cerebrale tra quello che è un desiderio sulla carta e quella che è poi la realizzazione. Il dover vivere accanto a un regista per entrare nella sua mente e riuscire a realizzare. Giannetto, io starei 20 anni a parlare con lei, ma devo fare l'ultima domanda a lui perché sennò veda, mi stritolano e tu fai il mio mestiere, lo puoi capire. Sì. Un carattere così forte, come ha fatto a sopravvivere ad un mondo anche molto narcisistico, un mondo anche molto egoistico, perché poi ci sono attori che si creano dei padri eterni, voi lo raccontate. Dimmelo in 30 secondi, qual è stato il suo merito secondo te? Ma io penso che è un fatto, come dicevo anche prima, innato in Giannetto, è il suo carattere stesso che lo protegge. Diciamo che lui quando era più giovane era molto più impulsivo. Infatti lui mi parla anche nel libro del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, no? Si capisce benissimo. E si capisce benissimo. Vabbè, allora poiché te posso dire una cosa, ma il libro è troppo gustoso e poi ci sono degli aneddoti che io non ho mai sentito e visto da nessuna parte. Di conseguenza, Giannetto De Rossi, grazie per i prossimi successi, perché noi andiamo sempre avanti. Marco, grazie per aver grazie avuto il merito grazie di farci scoprire un uomo straordinario. Ce ne andiamo in pubblicità, va bene? Così me la sbaciucchio. Pubblicità, via! Sono già le 8:20 su Via.